parliamo di JSTOR, biblioteca digitale a copertura multidisciplinare. Per accedere, parti dalla Home UniURB e clicca su Biblioteche. Ricordati che devi essere connesso alla rete di Ateneo. Se ti connetti da casa, puoi configurare il proxy di biblioteca. Nella pagina del sistema bibliotecario di Ateneo, cerca JSTOR tra le risorse online selezionate. Accedi quindi alla risorsa. L'Università di Urbino ha acquistato l'intera banca dati dei periodici, contenente oltre 2600 riviste di scienze umane, sociali e naturali. Alcuni contenuti più vecchi sono comunque in libero dominio, accessibili a chiunque. Puoi esplorare il contenuto di JSTOR attraverso la funzione Browse, navigando per soggetto, per titolo della rivista o per editore. Ricordati che in genere l'archivio contiene immagini digitali delle riviste fin dal loro primo numero, ma non comprende articoli a testo pieno delle annate più recenti. La schermata iniziale presenta la maschera per la ricerca semplice. I termini chiave che andiamo ad inserire vengono cercati in tutti i campi. Gli articoli appaiono in ordine di rilevanza. La ricerca avanzata consente invece di selezionare un campo specifico, come autore, titolo o riassunto dell'articolo. Possiamo inoltre aggiungere altre informazioni alla nostra ricerca e scegliere se vedere tutti i contenuti oppure solo quelli a cui abbiamo accesso, perché liberi o inclusi nell'abbonamento UniURB. Sulla sinistra è possibile restringere la ricerca, in base alla tipologia del record, alla data di pubblicazione oppure al soggetto. Cliccando sull'articolo arriviamo al PDF, che possiamo sfogliare online oppure scaricare. Con i pulsanti Previous Item e Next Item ci spostiamo tra gli articoli pubblicati all'interno del singolo fascicolo della rivista. Più sotto abbiamo il link stabile che punta direttamente a questa pagina e la possibilità di copiare la citazione dell'articolo in uno dei formati standard. In JSTOR è inoltre possibile registrarsi e creare uno spazio personale in cui salvare le proprie ricerche. Un'altra funzione ancora in fase di sviluppo è Text Analyzer. L'utente carica un proprio testo . Il sistema lo analizza e suggerisce una serie di articoli pertinenti che potrebbero risultare utili. Per ulteriori informazioni, contatta le nostre biblioteche. Buon lavoro!